Faccio una promessa pericolosa. Black Jack mi diede un passaggio fino alla spiaggia e devo ammettere che fu parecchio forte. Montare un cavallo volante, sfiorare le onde a 150 km all'ora con il vento fra i capelli e gli schizzi del mare in faccia. Ehi, altro che sci nautico! È qui. Black Jack rallentò e fece dietro Front, proprio qui sotto. Grazie. Scivolai giù dalla sua groppa e mi tuffai nel mare gelato. Negli ultimi due anni ero diventato più disinvolto in quel tipo di acrobazie. Sott'acqua riuscivo a muovermi a mio piacimento. Bastava che ordinassi alle correnti dell'oceano di assecondarmi e sospingermi. Potevo respirare senza problemi e i miei vestiti non si bagnavano mai, a meno che non lo volessi. Sfrecciai nell'oscurità. Sei. 9, 12 metri. La pressione non era un problema. Non avevo mai tentato di spingermi al massimo, di vedere se c'era un limite alla profondità che potevo raggiungere. Sapevo che la maggior parte degli uomini non poteva superare i 60 metri senza essere schiacciata come una lattina di alluminio. A quella profondità e con il buio non avrei dovuto vedere nulla, e invece percepivo il calore delle forme viventi e il freddo delle correnti. È una cosa difficile da descrivere. Non era come usare la vista vera e propria, ma riuscivo a distinguere le cose. Quando mi avvicinai al fondale, vidi tre ipocampi cavalli con la coda di pesce, che nuotavano in cerchio attorno a una barca rovesciata. Erano bellissimi. Le code scintillavano con i colori dell'arcobaleno. Mandando barlumi fosforescenti. Galoppavano in acqua, nervosi come cavalli dalle criniere candide in una tempesta. C'era qualcosa che li turbava. Mi avvicinai e capii il problema. Una sagoma scura, un animale di qualche tipo, era incastrato per metà sotto la barca e impigliato in una rete da pesca una di quelle grandi usate dai motopescherecci per catturare molte specie in un colpo solo odiavo quel genere di reti era già brutto che facessero del male a focene e delfini ma ogni tanto catturavano anche animali mitologici quando le reti si aggrovigliavano i pescatori più pigri si limitavano a tagliarle e a lasciar morire gli animali intrappolati a quanto pareva quella povera creatura vagabondava sul fondale di Long Island ed era rimasta impigliata nella rete del relitto. Aveva cercato di liberarsi e invece era riuscita a incastrarsi ancora di più, spostando la nave. Ora lo scafo, addossato a un grande scoglio, traballava e minacciava di crollare addosso all'animale da un momento all'altro. Gli ippocampi nuotavano freneticamente attorno alla scena, desiderosi di aiutare, ma impotenti. Uno stava provando a mordere la rete, ma i suoi denti non erano fatti per tagliare le corde. Gli ippocampi sono creature molto forti, ma non hanno le mani e non sono Cssh, delle cime. "Liberalo, mio signore!", esclamò un ippocampo quando mi vide. Gli altri si unirono alla richiesta del compagno. Nuotai un po' più avanti per dare un'occhiata da vicino alla creatura. Sulle prime pensai che fosse un giovane ippocampo. Ne avevo già salvati diversi in passato. Ma poi udii uno strano verso, qualcosa che non apparteneva al regno subacqueo. Mmm. Mi avvicinai alla creatura e scoprì che era una mucca. Insomma, avevo sentito parlare delle vacche marine, come i lamantini e via dicendo, ma quella assomigliava davvero a una mezza mucca. La metà anteriore, infatti, era di un vitello, molto piccolo, con il vello nero, gli occhioni scuri e tristi, e il muso bianco, e la metà posteriore, invece, era la coda marrone e nera di un serpente, con le pinne lungo il dorso e sul ventre, come un'enorme anguilla. Ehi, piccolino, dissi, da dove vieni? La creatura mi guardò affranta. Mm. Non riuscivo a capire i suoi pensieri. Parlo solo la lingua dei cavalli. Non sappiamo cosa sia, mio signore, spiegò uno degli ippocampi. Si stanno risvegliando molte strane creature tolsi il cappuccio a vortice e la spada si allungò nelle mie mani, la lama di bronzo che scintillava nel buio. Il serpente mucca diede di matto e cominciò a divincolarsi nella rete, gli occhi pieni di terrore. Ehi, esclamai, non voglio farti del male. Lasciami solo tagliare la rete. Ma il serpente mucca continuò a dibattersi senza controllo, impigliandosi ancora di più. La barca cominciò a inclinarsi, sollevando la sabbia e i sassi del fondale e minacciando di rovesciarsi sulla creatura. Gli ippocampi nitrirono in preda al panico e si agitarono nell'acqua, complicando ulteriormente la situazione. Ok, ok, dissi. Misi via la spada e cominciai a parlare nel tono più calmo possibile, in modo che gli ippocampi e il serpente mucca si tranquillizzassero. Non sapevo se era possibile rimanere calpestati da una mandria sott'acqua, ma non avevo nessuna voglia di scoprirlo. Va bene, niente spada. Visto? Niente spada. Pensiamo a cose tranquille. Le alghe, la mamma mucca, i vegetariani. Dubitavo che il serpente mucca capisse quello che stavo dicendo, eppure, in qualche modo. Reagì al tono della mia voce. Gli ippocampi erano ancora bizzosi, ma almeno smisero di girarmi attorno alla velocità di prima. Libera lo mio Signore! pregavano. Sì, risposi. Ho capito. Sto pensando. Ma come potevo liberare il serpente mucca se lei, decisi che probabilmente era una lei, andava nel panico alla vista di una lama. Era come se avesse già visto delle spade prima di allora e sapesse quanto fossero pericolose. Va bene, dissi agli ipocampi, ho bisogno che voi tutti spingiate secondo i miei ordini. Prima cominciammo con la barca. Non era facile, ma con tre cavalli di forza motore riuscimmo a spostare il relitto in modo che non minacciasse più di crollare sul cucciolo di serpente mucca. Poi. Mi misi al lavoro sulla rete, districandola un pezzetto alla volta, raddrizzando piombini e ami, strappando nodi dagli zoccoli della creatura. Ci volle un'eternità. Insomma, fu peggio di quando mi era toccato districare le decine di cavi della TV e dei videogiochi a casa. Per tutto il tempo continuai a parlare alla mucca marina e a dirle che non c'era pericolo, mentre lei muggiva e si lamentava. Va tutto bene, Bessi, ripetevo. Non chiedetemi perché la chiamassi così. Sembrava il nome giusto per una mucca. Brava mucca. Brava mucchina. Finalmente la rete venne via e il serpente mucca sfrecciò in acqua e fece una capriola di gioia. Gli ippocampi nitrirono tutti contenti. Grazie, mio signore. Muh. Il serpente Mucca mi diede un colpetto col muso e mi guardò con gli occhioni dolci. Sì, risposi. Prego. Brava Mucca. Beh. stai lontana dai guai. A proposito, da quanto tempo ero sott'acqua? Almeno un'ora ormai. Dovevo tornare nella capanna prima che Argo o le arpie scoprissero che stavo violando il coprifuoco. Sfrecciai come un razzo verso l'alto e sbucai in superficie. Black Jack mi corse subito incontro e lasciò che lo afferrassi per il collo. Mi sollevò in aria e mi riportò verso la spiaggia. Ce l'hai fatta, capo? Sì, abbiamo salvato un cucciolo di. uno strano animale, non lo so. C'è voluta una vita. Per poco non rimanevo schiacciato. Le buone azioni sono sempre pericolose, capo. Hai salvato anche la mia povera criniera, no? Non potei fare a meno di ripensare al mio sogno, con Annabeth accasciata e inerte fra le braccia di Luke. Riuscivo a salvare i cuccioli di mostro, ma non la mia amica. Mentre Black Jack mi riportava in volo alla mia capanna, gettai per puro caso un'occhiata al padiglione della mensa. Vidi una sagoma. Un ragazzino rannicchiato dietro una colonna greca, come se si nascondesse. Era Nico, ma ancora non era nemmeno l'alba. Era decisamente presto per la colazione. Che ci faceva lassù? Esitai. L'ultima cosa che volevo era concedere a Nico altro tempo per assillarmi con il suo mitomagia. Ma c'era qualcosa che non andava. Si capiva dal modo in cui era accovacciato. Black Jack, dissi, fammi scendere laggiù, per favore, dietro quella colonna. Per poco non rovinai tutto. Stavo salendo le scale alle spalle di Nico. Non mi aveva visto per niente. Era nascosto dietro una colonna e spirciava dall'altra parte, concentratissimo sulla mensa. Ero a un paio di metri da lui e stavo per dire: Che stai facendo? ad alta voce. Quando mi accorsi che era impegnato in un appostamento alla Grover. Stava spiando le cacciatrici. Si sentivano delle voci. Due ragazze che parlavano a uno dei tavoli della mensa. A quell'ora assurda del mattino! Ma nemmeno la dea dell'alba! Mi sfilai il berretto magico di Annabeth dalla tasca e lo indossai. Non mi sentii affatto diverso, ma quando sollevai le braccia. Non le vidi. Ero invisibile. Mi avvicinai a Nico in punta di piedi e sgattaiolai oltre la colonna. Non vedevo bene le ragazze nel buio, ma riconobbi le voci. Zoe e Bianca. Stavano discutendo. Non si può curare, stava dicendo Zoe. Non in fretta comunque. Ma com'è successo? chiese Bianca. Una stupida bravata, ringhiò Zoe. Quei due giovani Stoll della casa di Hermes. Il sangue di Centauro è simile all'acido. Lo sanno tutti. La maglietta della battuta di caccia di Artemide ne era intrisa. Ma è terribile. Sopravvivrà, replicò Zoe, ma sarà costretta a letto per settimane, afflitta da un'orticaria terribile. È impensabile che possa unirsi a noi. Ce la vedremo io e te. Ma la profezia? protestò Bianca. Senza Fibi saremo solo in quattro. Dovremo sceglierne un'altra. Non c'è tempo, insistette Zoe. Dobbiamo partire con le prime luci dell'alba, ovvero subito. La profezia diceva che ne avremmo persa una. Sì, nella terra dove mai pioggia viene, osservò Bianca. Non può essere qui. Forse sì replicò Zoe, poco convinta. I confini del campo sono magici. Nemmeno il cattivo tempo può entrare senza permesso. Si potrebbe considerare una terra dove mai pioggia viene. Ma... Bianca, ascoltami. La voce di Zoe era provata. Non te lo so spiegare, ma ho la sensazione che non dovremmo coinvolgere nessun altro. Sarebbe troppo periglioso. La prescelta andrebbe incontro a un destino ancor più gramo di quello di Phoebe. Non voglio che Chirone scelga qualcuno del campo e. Non voglio rischiare un'altra cacciatrice. Bianca rimase zitta. Dovresti raccontare a Talia il resto del tuo sogno. No, non servirebbe a niente. Ma se i tuoi sospetti sono fondati, riguardo al generale, mi hai promesso di non favellarmi, ho la tua parola, la interruppe Zoe. Sembrava davvero angosciata. Lo scopriremo fin troppo presto. Orsu vieni è l'alba. Nico si tolse subito di mezzo. Fu più veloce di me. Mentre le ragazze scendevano svelte le scale. Ci mancò poco che Zoe non venisse a sbattermi contro. Si bloccò socchiudendo gli occhi. Accostò la mano all'arco, ma poi Bianca esclamò. Le luci della Casa Grande sono accese, sbrighiamoci! E Zoe la seguì fuori dal padiglione. Sapevo cosa stava pensando Nico. Trasse un profondo respiro e stava per correre dietro alla sorella, quando io mi tolsi il berretto e dissi Aspetta! Per poco non scivolò sui gradini gelati per voltarsi a guardarmi. E tu da dove salti fuori? Sono stato qui per tutto il tempo. Invisibile. Sillabò in silenzio la parola invisibile. Wow! Forte! Come facevi a sapere che Zoe e tua sorella erano qui? Arrossì. Le ho sentite passare vicino alla casa di Hermes. Io non. non dormo molto bene al campo. Così ho sentito i passi e poi i bisbigli. E sì, insomma. le ho seguite. E ora stai pensando di seguirle anche nell'impresa, intuì. E tu come fai a saperlo? Perché, se fosse mia sorella, probabilmente penserei la stessa cosa. Ma non puoi. Mi lanciò uno sguardo di sfida. Perché sono troppo piccolo? Perché non te lo permetteranno. Ti prenderanno e ti rispediranno qui. E. Sì, perché sei troppo piccolo. Ti ricordi la manticora? Ci saranno parecchie altre creature come quella, più pericolose. Alcuni degli eroi. moriranno. Scrollò le spalle. Pestò un po' i piedi, a disagio. Forse. hai ragione. Ma. ma tu puoi andarci per me. Come, scusa? Tu puoi diventare invisibile. Tu ci puoi andare! Le cacciatrici detestano i ragazzi, gli rammentai. Se scoprono che... E tu non farglielo scoprire. Seguile restando invisibile. Tieni d'occhio mia sorella. Ti prego. Nico, tanto progettavi già di farlo, non è vero? Avrei voluto negare, ma lui mi guardò negli occhi e non so perché non riuscii a mentirgli. Sì, ammisi. Devo trovare Annabeth, devo aiutarle, anche se non vogliono. Non ti tradirò, mi assicurò lui. Ma tu devi promettermi di proteggere mia sorella. Io. È una promessa grossa, Nico, per un viaggio come questo. E poi lei e Zoe, Grover e Talia. Prometti insistette. Farò del mio meglio, questo lo prometto. Allora muoviti, concluse. Buona fortuna. Era una cosa folle. Non avevo nemmeno preparato lo zaino. Avevo soltanto il berretto, la spada e i vestiti che indossavo. Dovevo tornare a Manhattan quella mattina. Dia Chirone, mi inventerò qualcosa. Nico fece un sorriso furbo. Sono bravo a inventarmi storie. Muoviti. Mi misi a correre, con il berretto di Annabeth in mano. Quando sorse il sole, diventai invisibile. Raggiunsi la cima della collina mezzo sangue appena in tempo per vedere il furgone del campo che spariva in fondo alla strada sterrata. Probabilmente Argo stava accompagnando il gruppo dell'impresa in città. E da lì in poi avrebbero continuato da soli. Provai un'ondata di rimorso e mi sentii anche piuttosto stupido. Come avrei fatto a stargli dietro? Correndo? Poi udii il battito di un grande paio di ali. Black Jack atterrò al mio fianco. Si mise a brucare come se niente fosse qualche ciuffo d'erba che spuntava nel ghiaccio. A occhio e croce, capo, direi che hai bisogno di un cavallo per la fuga. Ti interessa? Mi salì un gruppo di gratitudine in gola, ma riuscì lo stesso a rispondere: Sì. Voliamo.